Cultura, oggi visitiamo una mostra dedicata alla festa della donna, 8 marzo 2023, dal titolo Sguardo al femminile. Ci troviamo alla Rinascente, in via Roma, qui a Palermo, dove si affaccia questa mostra splendidamente sulla piazza San Domenico. Questa mostra è stata diretta da Aurelia Canè e Maria Felice Badalà. La presentazione e la critica sono state di Maurizio Lucchese. Nel frattempo, ecco, vi faccio apprezzare un po' le opere che sono qui presenti. Gli interventi della dottoressa Patrizia Potestio, presidente dell'associazione FIDAPA, sezione di Palermo Felicissima. L'ufficio stampa è stato curato da Marianna La Barbera, con la partecipazione del presidente di Siciliando, Vincenzo Perricone, e con la partecipazione dell'attrice Giovanna Carrozza. Adesso andremo a realizzare delle interviste singole per gli artisti. Siamo con colei che ha anche curato la direzione artistica, la dottoressa Aurelia Canè. Grazie, salve a tutti. Bene, quindi ecco, salve. C'è stata questa inaugurazione, quindi l'8 marzo, quindi Sguardo al femminile, ecco, siamo alla Rinascente, l'abbiamo detto, e io farei anche questa intervista, innanzitutto ecco cos'è avvenuto e le motivazioni. E allora, tengo a precisare che Sguardo al femminile è dedicato proprio all'universo femminile. È stata una collettiva con un boom di successo, un pubblico proprio straordinario che è venuto a visitarci, guardare le opere degli artisti, e si è inaugurata l'8 marzo. Tengo a precisare che ho avuto un'ottima collaboratrice, la professoressa Maria Felice Badalà, che anche lei ha curato insieme a me questa meravigliosa collettiva con delle opere stupende, veramente stupende e interessanti. E che dirvi? La collettiva si concluderà il 14 marzo. Siamo alla Rinascente, un esercizio commerciale meraviglioso con una veduta fantastica dove si vede Palermo, quindi abbiamo degli scorci prospettici all'interno di un centro storico che riprende appunto la chiesa di San Domenico e la sua piazza. Abbiamo pure una Madonna che l'8 dicembre generalmente poi viene coronata con i fiori dai pompieri. Stiamo parlando di un'altra donna importante del passato. Ecco. Torniamo a noi. Cosa posso dire di più? L'universo femminile è misterioso, è magico, crea armonia all'interno della vita. Ecco, perché la donna dà la vita e quindi è importante, viene considerata una divinità e in quanto tale dovrebbe essere e deve essere rispettata. Però è anche vero che la donna deve rivendicare il diritto di questa sua, di questo suo rispetto, perché deve anche lei farsi rispettare nella sua indipendenza, nella sua carriera, nella sua emancipazione. Non deve mai dimenticarsi di essere una donna magica e femminile, e femmina. Ecco. E come artista direi anche, ecco, la dottoressa Canè ha presentato una sua opera. Sì, e quindi io per questo un'opera tecnica mista, l'ho intitolato Donna Luna, proprio perché la donna è collegata alla ciclicità della vita. La donna è proprio magica come la luna, generalmente è proprio associata a
alla luna. Ho amato giocare un pochino con queste velature, ho creato questo foulard che poi vola verso l'infinito e accarezza proprio i raggi lunari. Ecco tutto. Questi colori quindi potrebbero essere fiori, fiori, è un gioco, quindi ognuno poi darà la propria interpretazione. In realtà è un foulard proprio che accarezza l'aria, ecco, e poi ci sono questi colori proprio lunari e magici. Quindi questi colori addirittura, ecco, ecco, poi svaniscono, il foulard svanisce, che continua. Poi, poi come per magia, svanisce dall'illusione che può andare anche oltre. Che bella questa parte artistica, ecco, è romantica, è romantica allo stesso tempo, perché la luna è romanticismo, ecco, è collegata al romanticismo, e la donna del resto, essendo femmina, dovrebbe avere quel quid di romantico e non perderlo mai. Certo, assolutamente. Deve essere sempre femminile. Perché è una gioia per gli uomini. Certo, certo. E beh, l'uomo deve riconoscere questa differenza. Assolutamente. Non deve la donna, per forza, con la sua emancipazione, il diritto a essere, insomma, libera, però deve sempre ricordarsi di essere femmina, esatto, per esserci questo equilibrio perfetto e armonico, ecco, che dicevamo in passato, che questa regola è importantissima, esiste nel ballo. Nel ballo è l'uomo che conduce, che dà questa sensazione alla donna di condurla. La donna si lascia trasportare dall'uomo, ma è un'illusione, perché poi in realtà viene questo equilibrio magico, ecco, perfetto, tra due energie diverse, tra due universi diversi. Quindi, ecco, nella vita dovremmo ricordarci questa regola fondamentale, questo equilibrio che crea armonia. Noi non dobbiamo assolutissimamente dover togliere qualcosa all'uomo, e così l'uomo non deve assolutissimamente togliere qualcosa a noi. È un equilibrio che si dovrebbe venire a creare. Beh, ecco tutto. Bellissimo, direi che appunto il creato è proprio questo, un equilibrio, un'armonia. E la donna dovrebbe in qualche modo ritornare a far sì che questa armonia, questo equilibrio potesse ritornare sulla terra, perché c'è troppo equilibrio mascolino, c'è un'energia al maschile e non va bene, perché l'energia al maschile induce alla violenza, all'aggressività, e in realtà la donna dovrebbe in maniera strategica riconquistare questo equilibrio, dovrebbe lottare per riappropriarsi di questo equilibrio, che non vuol dire essere umili o fare un passo indietro, assolutissimamente. No, anzi, sarebbe una maniera intelligente per riportare tutto al giusto equilibrio. Come in un dipinto, dove il colore deve andare al giusto posto, dove la composizione deve avere all'interno un equilibrio, proprio per creare armonia. Ecco. Credo di aver detto tutto. Grazie, perché io potrei dire da parte mia che, ecco, sia la vita che anche l'uomo ha bisogno, ecco, la donna femminile, quell'equilibrio, quella delicatezza, anche quella forza, intelligenza che aiuta nell'equilibrio, ecco, del creato, direi io, anche del creato. Certo. Allora, questa è la mostra, appunto, Sguardo al femminile, ecco, organizzata eccellentemente dalla dottoressa Canè e da Maria Felice Vadalà. E dal nostro Mauri Lucchese, il nostro capitano. Il capitano del nostro gruppo Colorato. Grazie. Ecco tutto. Arrivederci.